Mi chiamo Aurora, ho 20 anni e sono di Palermo. Quando è iniziata la quarantena ero a Roma e adesso sono ancora qui. In questi giorni ho deciso di seguire una routine che ho dovuto creare di sana pianta. Dato che sinceramente non ho mai passato tutto questo tempo a casa in completa solitudine, quindi mi sono dovuta adattare e devo dire che il risultato non è stato nemmeno troppo disastroso. La prima cosa che faccio al mattino è prendere il primo dei tanti caffè che consumo durante il giorno. Per il resto della giornata cerco di tenermi impegnata il più possibile, quindi molto spesso mi ritrovo a leggere o a guardare un film. In ogni caso, la musica è l'unica cosa che mi accompagna davvero per tutta la giornata. Mi fa bene sentire una voce diversa dalla mia. E mi tiene compagnia in quei momenti in cui non ho nessuno con cui parlare o da videochiamare comunque. Il mio rapporto con la tecnologia è molto cambiato in questo periodo. Prima della quarantena non avrei mai usato così tanto il cellulare o il computer. Invece nelle ultime settimane è stata la soluzione che ho dovuto adottare per tenermi in contatto il più possibile con qualcuno. Nonostante tutto, questa esperienza mi sta cambiando, non poco. Ho più consapevolezza sia di me stessa che degli altri. Ho imparato a cucinare nuovi piatti. Mi sto dedicando tanto alla mia persona e alle mie passioni. Inoltre mi sta dando la possibilità di riflettere davvero tanto su tutto ciò che mi circonda e soprattutto su me stessa. Sicuramente sarò una persona un po' diversa da quella che ero prima, soprattutto nelle relazioni con gli altri. La prima cosa che vorrei fare finito questo periodo di isolamento sarà sicuramente rivedere tutte quelle persone che mi sono state vicine ogni giorno e magari abbracciarle. Poi vorrei godermi di nuovo una passeggiata all'aria aperta e vorrei tanto tornare al cinema o al bar a prendere un caffè, magari con gli amici e parlare di questo periodo che in fondo sarà solo un ricordo. In un secondo momento invece vorrei tornare a casa dei miei genitori per recuperare tutto questo tempo trascorso lontani.